Una mattina mi sono svegliato e siamo già alla una mattina. Mi sono svegliato e posso fare colazione. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno. A furia di vedere La Casa dei Papel, c'ho sta canzone in testa, sento oggi persone festeggiare. Siamo in gialla. Ricordatevi che siamo ancora in prigione, in giro con la museruola, la sera che dovete stare a casa, non c'è proprio niente da festeggiare. È come uno che sta in una stanza buia, rinchiusa, non può uscire e gli danno un fiammifero. Ricordatevi sta scena, voi siete chiusi in una stanza buia e umida, non vi fanno uscire e vi danno un fiammifero. La libertà è là fuori. No, la gialla, la libertà è là fuori, siamo ancora in prigione, quindi non c'è niente da festeggiare. Detto questo, ogni tanto vi apro anche queste parentesi che a molti non piaceranno, ma a me non me ne frega niente, io ve le butto dentro. Oggi voglio farvi una cosa ancora meno simpatica. Oggi, mamma, oggi come mi attiro gente antipatica addosso, mettetevi comodi. Voglio il record dei rigori. Io l'ho già detta sta cosa in live, ma voglio fare proprio un video dedicato. Ricordatevi che le live le trovate sempre sul canale Tre Uomini e un Pallone, insieme a Prince e Neschio. Iscrivetevi e seguite. Cosa ho detto nella live? Cosa ho detto? Che siccome questa è la squadra dei record, perché noi abbiamo la squadra dei record, voi non lo sapete, no, quella di Trapattone, no, questa qua di quest'anno è la squadra dei record. Abbiamo il gol più veloce della storia con Leao, 4 secondi e Rotti. E 4.06, manco me lo ricordo. C'ha il cronometro 4.36, ma non me lo ricordo, sicuramente voi lo sapete meglio di me. O 6.36, vabbè. Comunque, record della storia. Abbiamo il record di partite consecutive con almeno 2 gol fatti, che ci è stato interrotto con la Juventus. Quando, io lo dico sempre, non ci hanno dato rigore su Diaz, quindi, cioè, altri rigori anche non ce li hanno dati, quindi, perché io mi ricordo sempre quello, ma ce ne sono altri, poi quando vinci te lo dimentichi, però altri non ce li hanno dati. È vero anche che il gol di Calabria andava annullato per fallo su Rabiot. Io non è che non dico le cose le dico, però lì ci hanno interrotto un altro, è già record, ma potevamo essere ancora più record. Abbiamo, penso, il record di pali colpiti, 16 pali tra pali e traverse, 16 legni colpiti. Abbiamo 14 rigori, il record mi dicono che è tipo 18 rigori in una stagione, che tipo ce l'hanno Milan e Lazio insieme, una roba del genere. Quindi siamo là a un passo dal record. A un passo dal record, ormai tutti netti però, non so se nel record erano i nostri, sono tutti netti, non so se anche quelli lì. In ogni caso abbiamo record, voglio il record di rigori dati, ma anche il record di rigori dati netti, e questo è un record che metto la mia firma su Guinness, l'ho inventato io, quindi può essere anche mio. Detto questo, vediamo se riesco a superare, bravissimi, bravo, viva la libertà. Detto questo, voglio il record. Siccome adesso stanno facendo tutta sta campagna denigratoria sul Milan, perché fanno sta campagna dei rigori sul Milan? Non perché non ci fossero i rigori, perché tutti dicono che c'erano, no? Fanno sta campagna perché non vogliono che ce li danno più. Cioè anche quelli netti non ce li devono più dare nella loro testa. E allora io la controbatto questa cosa. Giro proprio la frittata e vi invito a girarla come faccio io. Cioè io adesso non mi accontento più, voglio proprio il record. Dobbiamo strabattere il record dei rigori per entrare nella storia. Ma oltre a entrare il Milan nella storia, perché talmente record dobbiamo fare che nessuno mai ci dovrà battere, almeno 30 ne voglio dei rigori, almeno 30, perché sennò che record è? Cioè ci possono battere, almeno 30. Per entrare nella storia, non voglio entrare nella storia da solo. Insieme a noi entreranno tutti gli arbitri che ci danno il rigore. Perché poi nella storia ci sarà scritto quanti rigori ci hanno dato e chi ce li ha dati. Al momento ho fatto proprio una classifica. Aspetta che c'è la rotonda.
una classifica degli arbitri che ci hanno dato i rigori, e qua ci si gioca la storia. Qual è l'arbitro che vuole entrare nella storia? Ragazzi, signori arbitri, se state ascoltando questo video, lo so che vi ho sempre denigrato, schifato e sputato, e questo rimarrà, perché comunque siete l'arbitro, e l'arbitro per antonomasia, ecco innuto, è l'arbitro, ecco innuto, per antonomasia, da quando si nasce uno vede l'arbitro e dice l'arbitro, ecco innuto, è così, un po' parla siciliana, ecco innuto, quindi questo rimane, mi spiace, però puoi essere cornuto ma nella storia. Tutti sono cornuti, ma pochi sono nella storia, quasi nessuno, pochi, dipende poi qualcuno che ha diretto una finale, eccetera. C'avete la possibilità quest'anno di scrivere la storia, di scrivere la storia. Al momento il capo classifica col bandierone è il signor Abisso, grande signor Abisso, che già mi stava simpatico ai tempi del rigore col petto di D'Ambrosio, già lì mi stava simpatico. Che ci ha dato 3 rigori quest'anno ed è in testa alla classifica. Dai Abisso, che ce la puoi fare, che ce la puoi fare. Però, occhio, perché avendoci dato solo 3 rigori, solo 3 li può dare, anche in una partita si possono dare. Cioè, domenica scorsa ci ha dato 2 doveri, che infatti è secondo in classifica. Quindi, signori arbitri, potete ancora vincere tutti. Deve essere proprio una battaglia all'ultimo grido, cioè appena leggete il mio, rigore, se no qua vi battono, e qua volete vincere o non volete vincere. Ci sarà a fine anno, se vinciamo lo scudetto, perché se no che fa il record e non vince lo scudetto, ma anche già solo fare il record sarebbe già tanto, ci sarà un encomio particolare per l'arbitro nella storia, sia su questo canale ma anche proprio nella storia. Ci sarà proprio, entrerai nella leggenda. Quindi adesso, già a partire da domenica col Crotone, non lo so chi ci arbitrerà, penso escano giovedì, non lo so, appena uscirà il nome dell'arbitro, preparati subito, preparati, anche inutili, anche solo che entrano in aria con lo sguardo, tipo le parate di Handanovic con lo sguardo, già solo se uno guarda male Ibrahimovic, subito rigore, subito. Subito, come fai a entrare nella storia? Ma quando mai nella vita tua puoi entrare nella storia? Fammi capire. È un'occasione unica, più unica che rara, unica. Appena il Milan lo vedi che entra in aria, una spallata. E anche mi piacciono quelli netti, come questi qua. Ma iniziamo a darne qualcuno che non c'è. Cioè, sai come si alza l'eco dei nemici? Diventi proprio importante. Diventi proprio importante. Iniziamo a darne qualcuno che non c'è, perché se ci sono tutti poi è anche stufa, no? Perché poi è dato il rigore e macera, iniziamo a darne qualcuno che non c'è, qualcuno proprio che proprio scandalo, che il nome diventi popolare e diventi il re della storia. Quindi mi raccomando, signori arbitri, la storia vi aspetta. Vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale, mettete un like se anche voi volete entrare nella storia come gli arbitri. Abisso, sei in testa alla classifica, ma gli altri stanno arrivando, ciao belli.